Sì, questa è un'infrastruttura di grandissimo interesse, di grande utilità, attesa da molti anni. Grazie a questa circonvallazione nel comune di Rignano noi, come dire, risolviamo molti problemi legati alla viabilità nel centro urbano, agevoliamo tutto, diciamo, il traffico nell'area del Val d'Arno. Per questo sono molto felice di essere qui con il sindaco Lorenzini e con gli altri sindaci, la sindaca Marini di Pontassieve, che è anche delegata per quanto riguarda le opere pubbliche, la sindaca Cisa Mugnai, proprio perché questa opera è un'opera di interesse sovracomunale, riguarda un intero comprensorio. Negli ultimi anni abbiamo veramente corso, grazie al gioco di squadra tra il comune, l'area intercomunale e la città metropolitana, abbiamo cercato di recuperare il più possibile un ritardo incolmabile. Ecco, io vorrei veramente usare questa esperienza per denunciare con grande forza la pesantezza delle leggi e della burocrazia nel nostro paese. Non è accettabile che si finisca un'opera pubblica di 4 milioni e mezzo alla fine di 30 anni di lavori, interruzioni, modifiche, aggiornamenti, leggi che cambiano, normative che introducono novità, procedure amministrative che devono essere modificate in corso d'opera, ricorsi sugli appalti. Se noi vogliamo realizzare le opere del Recovery Fund, dobbiamo cambiare completamente metodo. L'attuale decreto semplificazioni è un buon passo, necessario ma non sufficiente. Ci vuole immediatamente un decreto bis, perché su molti fronti l'ANCI ha fatto delle proposte radicali sul tema delle conferenze dei servizi, sulla questione dei ricorsi amministrativi, sui vincoli paesaggistici, storico-artistici, sul ruolo delle soprintendenze. I sindaci hanno le idee chiare. Se non fosse stato per l'energia, la tenacia, la determinazione dei primi cittadini di questa zona, noi non l'avremmo finita quest'opera. Ma noi, i sindaci non vogliono essere degli eroi. I sindaci vogliono poter fare il loro lavoro utilizzando delle regole semplici e delle leggi che ci permettono di realizzare opere. Ero minorenne quando sono cominciati i lavori, andavo alle scuole superiori quando sono cominciati i lavori in quest'area della circonvallazione. Non è accettabile. Se noi applichiamo i parametri che oggi tutti noi sindaci siamo abituati a vedere e ad applicare per tutte le opere pubbliche, per realizzare i progetti del Recovery Fund, noi non riusciremo a fare un bel niente. Dovremo restituire a Bruxelles tutti i miliardi che ci hanno dato. Sarebbe una sconfitta clamorosa. Quest'opera, ripeto, siamo riusciti a portarla in fondo grazie alla tenacia degli uffici della città metropolitana, che ringrazio, e alla determinazione dei sindaci, che si sono messi in prima linea a qualunque costo, di fronte a qualunque responsabilità. Ma non si può andare avanti così.